Buongiorno, Mr. Lynch. È il 14 luglio 2021 ed è mercoledì. E diciamo che a Napoli sono a 32 gradi Celsius e quindi circa 90 Fahrenheit. E questo significa sempre che, come in questi giorni, il clima è molto caldo, è una giornata veramente, veramente calda, anche se è parzialmente nuvoloso. E quindi questo oggi è uno dei pochissimi weather report che faccio in italiano. Probabilmente, forse, se andrà bene questo video, continuerò di nuovo in italiano, ma quello che volevo dire era che oggi volevo dire due paroline su Mulholland Drive, e se lo faccio è per un motivo, diciamo, specifico, perché praticamente al Festival di Cannes, come certamente saprà molto meglio di me, in occasione del 20° anniversario del film, stanno proiettando di nuovo il film lì all'aperto. Infatti è passata una bella foto del film proiettato su una spiaggia, sulla spiaggia di Cannes, davanti al pubblico, quindi per questo cinema all'aperto. Ma quello che volevo dire era proprio che, in realtà io, se l'ho scoperta, ho scoperto il suo cinema è proprio in virtù di Mulholland Drive, film che appunto scoprì ormai quasi 5 anni fa, se non ricordo bene, il 6 agosto del 2016. E io voglio raccontare proprio come l'ho scoperto, che forse non è interessante. In realtà, essendo io, ho studiato filosofia, ma anche se questo è un aspetto secondario, certo può entrarci, ma anche no. Comunque, essendo una persona abituata a pensare, ovviamente a prediligere un certo tipo di cinema, il cinema appunto d'autore, che sa, insomma, il cinema che fa pensare. E però, poiché 5-6 anni fa non ero così, avevo visto così tanti film di questo tipo, mi imbatti appunto in un sito, dopo aver cercato nel motore di ricerca queste parole: film più complessi della storia del cinema, comunque film più complessi da capire, insomma, parole di questo tipo qui. E una volta cercato queste parole, poi mi imbatti in un sito che riportava una quindicina di film, e tra questi 15 film, naturalmente, c'era anche il suo. Ora, appunto, lei mi era completamente sconosciuto allora. Lessi un po' la scheda di questo Mulholland Drive, lessi un po' la trama, che già prima di vedere il film, appunto, mi sembrava molto, molto misteriosa, anche la storia ingarbugliata. E allora dissi: ma proviamo questo film, questo Mulholland Drive. E devo dire che, dopo la visione, non mi sentivo più lo stesso. Veramente il film mi lasciò a bocca aperta, esterrefatto, scioccato. Anzi, dire questo credo che sia poco. Tanto è vero che nei prossimi, diciamo, nei 10 giorni successivi alla visione, io non facevo altro che pensare al film, cercando di capire probabilmente cosa che avranno fatto tutti. Operazione che avevano fatto tutti coloro che hanno visto il film, cercando appunto di capire che cosa avevo visto e cercando di fare una ricostruzione logica degli eventi che era andato incontro con la visione. E devo dire che poi, da quel momento in poi, io non l'ho più abbandonato. Ho iniziato a vedere tutti i suoi film, e Twin Peaks in realtà l'ho recuperato, però in realtà un anno dopo. Ma qui la storia si fa ancora più lunga. Magari un'altra occasione, quando ci sarà occasione di parlare, come ho scoperto quando ho visto la prima volta Twin Peaks, poi ne parlerò. Poi volevo aggiungere ancora che, secondo me, Mulholland Drive è praticamente, anche se non sono nessuno, non sono un critico cinematografico per parlare, però dico la mia: per me Mulholland Drive non solo è uno dei migliori suoi film, anche se
Questo è un discorso complicato perché è impossibile dire che c'è qualcuno dei suoi film migliore rispetto a un altro. Secondo me tutti i 10 film che ci ha lasciato, insomma, che ha creato, sono i 10 capolavori. Per me anche Dune, che da lei stesso tanto criticato e osteggiato, per me anche Dune è un gran film. Ci sono sempre dei suoi elementi, il suo modo di fare cinema, oltre al fatto che secondo me la soundtrack estremamente potente, il main theme di Toto, voglio dire, il main title è straordinario, e quindi non solo questo, ma anche, dicevo, è uno dei più grandi film secondo me di tutta la storia del cinema, e non è un caso che parecchi critici, insomma, l'hanno definito come il miglior film del XXI secolo. Ora non so se è proprio il migliore, però certamente nella lista i più grandi film del XXI secolo ci può rientrare. E poi volevo anche aggiungere che secondo me il contributo musicale, come il resto tutti i contributi musicali dei suoi film, del re, come lo chiamo io, Angelo Badalamenti, che potrebbe essere anche nonno per l'età che ho, un altro nonno, comunque il contributo musicale dato da Angelo Badalamenti secondo me non fa altro che arricchire almeno del 50% il contenuto visivo. Secondo me il tema di Mulholland Drive è una delle sue più grandi creazioni, assolutamente, per questo non ci sono dubbi. Tra l'altro io, suonando la tastiera, ho anche dedicato un tributo in varie occasioni, diciamo, a Mulholland Drive. Magari poi riporto il link in descrizione di questi tributi, oppure qualche cosa, qualche link di qualche video nelle schede finali. Detto questo, spero il discorso sia piaciuto. Come può vedere, comunque, dalla mitica finestra a tenda colorata, è appunto fa molto caldo, ma è anche molto nuvoloso. Nei prossimi giorni dovrebbe piovere almeno fino a lunedì, e quindi non ci saranno quei beautiful blue skies and golden sunshine. Però sicuramente dopo questi 4-5 giorni di sicuro torneranno. E quindi, detto questo, dalla mitica finestra, dalla tenda colorata e dalla mia mitica tastiera, abbia una grande giornata e la abbiano tutti una grande giornata. Arrivederci.